Il 22 ottobre del 2020 il Tribunale Costituzionale della Polonia emanò una sentenza che ha reso impossibile in Polonia accedere all'aborto. Su carta c'è scritto che in caso di pericolo per la salute della donna l'aborto è concesso. In realtà sappiamo che non è così, perché purtroppo molte donne sono morte in Polonia perché i medici non hanno effettuato un aborto nel momento in cui ce n'era bisogno. Sono più di 20 milioni le donne, le persone che in Europa non hanno accesso a un aborto sicuro, legale, libero. Allora oggi noi chiediamo in quest'Aula un'informativa del governo alla presidente Meloni, che detiene tra l'altro la presidenza del G7, e lo chiediamo perché i diritti non sono totalmente acquisiti, perché siamo preoccupati non solo per quanto accade in Europa, ma anche per quanto sta accadendo nel nostro paese, perché tutte le politiche restrittive, tutti gli ostacoli che si incontrano quando si vuole interrompere una gravidanza, di fatto non tutelano né la salute né la libertà di scelta. Allora parliamo di un diritto fondamentale. Per questo chiediamo che il governo venga a riferire per farci sapere in che modo intenda tutelare la salute delle persone con utero e delle donne, in che modo il diritto all'aborto possa essere tutelato in Europa, facendo la nostra parte e per sostenere quella che è l'iniziativa dei cittadini e delle cittadine europee che chiedono a gran voce che in tutta Europa l'aborto possa essere sicuro, accessibile e legale, davvero, non solo su carta. E per questo sosteniamo l'iniziativa My Voice, My Choice dei cittadini e delle cittadine europee. Onorevole, grazie Presidente. Grazie a lei.